I morti italiani furono una quantità enorme, anche se c'è totale disaccordo fra gli storici sulle cifre del genocidio. Si va da qualche migliaio fino a 16.000, ma la verità, per quanto sempre atroce, sta probabilmente nel mezzo. Di certo sta la verità negli archivi storici di Lubiana e Zagabria, che non sono mai stati accessibili ai nostri studiosi. C'è una lettera di De Gasperi agli alleati nel 1945, chiede notizie sulla uccisione di 2.500 italiani e della scomparsa di altri 7.500. La lettera non ebbe mai risposta. La strage cominciò dopo l'8 settembre del 1943, quando nelle foibe finirono in 500 e molti di loro erano ancora vivi quando vi furono gettati. Due anni prima l'Italia aveva invaso la Jugoslavia e i partigiani jugoslavi al tracollo del fascismo non fecero distinzione fra funzionari pubblici e gerarchi. Molto spesso, anzi, le due identità in Venezia Giulia avevano coinciso. Le vecchie carte geografiche mostrano, e per qualcuno sarà una sorpresa, che dal 41 al 45 il nostro confine era stato spostato a Levante fino ad inglobare anche l'attuale centro della Slovenia, oltre che tutta l'Istria e le isole del Quarnaro, che certamente erano italiane. Il prefetto di Lubiana non riuscì mai a prendere possesso reale della sede. Quella parte del territorio, ribattezzato dai tedeschi nel 43 litorale adriatico, sfuggì di fatto alla sovranità italiana fino a quando la Repubblica Sociale non vi distaccò la decima mas a tutela dei nostri connazionali. In quegli anni in Istria, come in Dalmazia, cioè la costa più a sud, avvenne quella tremenda sequela di fatti che contraddistingue la lotta partigiana: agguati, rappresaglie, rastrellamenti, e il contenuto delle foibe continuò a crescere.